Questa mattina a Castellammare di Stabia l'amministrazione comunale ha intitolato un viale ad Antonio Musca, sovrintendente della Polizia di Stato originario di Castellammare di Stabia, che morì il 29 luglio del 1989 come conseguenza delle ferite subite in una sparatoria con tre criminali, membri della cosiddetta banda della Uno Bianca. La cerimonia si è svolta presso la cattedrale in presenza delle autorità civili, militari e religiose. Presenti anche il sindaco Gaetano Cimmino e il figlio di Antonio Musca, Francesco. Dopo la messa in suo ricordo è stata svelata la targa di titolazione. Il figlio Francesco si esprime così: il ricordo, il passato deve dare la forza per andare avanti e per dire si può fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti i cristiani. Preghiamo per Antonio, ricordiamo il suo sacrificio, di chi muore facendo il suo dovere, chi muore servendo, chi muore per il bene comune, in qualche modo essendo una risposta a un amore più grande. Risposta non è mai solo con le parole, è sempre con la vita. Chi ama, ama con l'impegno, con la responsabilità della vita. E noi celebriamo questo amore di Dio, accogliamo l'amore di Dio per noi e iniziamo sempre tutti poveramente chiedendo perdono dei nostri peccati. Salvami, Signore, per la tua misericordia. La tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ascolto la calunnia di molti, terrore all'intorno, quando insieme contro di me congiurano. Tramano per togliermi la vita. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Questo sacramento, Signore Dio nostro, che ci è donato come pegno di immortalità, sia per noi sorgente e servizio di salvezza, per Cristo nostro Signore. Per la benedizione c'è qualche saluto. Grazie, Padre, grazie per l'omelia. Queste cerimonie non bisogna dire cose scontate, cose banali, inconsistenti o astratte. Io ho 45 anni di servizio e ho attraversato le varie generazioni dell'attività di polizia. Antonio, come lo si può definire? Un eroe, un martire? Io credo di no. Antonio è stato uno straordinario poliziotto, un padre di famiglia amorevole, che nel momento in cui è stato chiamato all'esercizio del dovere a contrastare il male, il peggiore dei mali, lo ha fatto con dignità da autentico poliziotto. Questo è il messaggio che noi vogliamo tenere vivo nei nostri cuori. E deve essere un esempio, come tanti altri che sono stati vittime del dovere, deve essere esempio per le giovani generazioni, della Polizia di Stato, delle forze di polizia,
che di fronte alle manifestazioni più abiette e più crudeli del male, devono avere l'orgoglio e il coraggio di fare il mestiere di poliziotto fino in fondo. Questo è il messaggio che io sento di ricavare dal sacrificio di Antonio. Ringrazio il sindaco dell'amministrazione comunale per l'impegno a criticare Sta in da la batteria. Sta là dentro. Rimanga forte, detto. Il messaggio e l'immagine di Antonio, poliziotto. Questo mi sento di dire un'affettuosa vicinanza al figlio che è qui presente. Siamo onorati e orgogliosi come polizia di Stato di aver avuto Antonio nelle nostre fila e di avere oggi come poliziotto il figlio che lavora lì. Grazie. Due parole, perché quello che abbiamo fatto stamattina mi emoziona, perché abbiamo dato
ad Antonio il giusto riconoscimento, anche se le procedure burocratiche ci hanno dato 6 anni, non di tempo, perché dopo 6 anni siamo riusciti a mettere questa targa che è il ricordo di chi si è battuto contro il terrorismo. E quindi tutti i ragazzi che e le persone, i cittadini sabbiesi che usufruiranno di questa villa comunale ricorderanno che lo Stato c'è, esiste, ed è grazie ad Antonio e grazie al lavoro delle tante forze dell'ordine che si porta a compimento una lotta contro la criminalità e quindi contro il terrorismo. Veramente da sindaco sono emozionato stamattina proprio nel ridare la giusta dignità, ripeto, a chi ha lottato e ha dato la vita contro il terrorismo. Grazie. Volevo ringraziare tutta la città, perché mio padre è morto quando io avevo 10 anni, ho dei bellissimi ricordi di mio padre e ci tengo che venga ricordato, perché oggi si fa presto dimenticare, eppure la nostra storia non va dimenticata. Ringrazio la città, ringrazio i miei parenti che mi stanno vicino e che si sono dati per riuscire a avere l'intestazione di questo viale. Io vi ringrazio, perché nella città che purtroppo mio padre ha dato la vita, dopo 20 anni, che la normativa dice così, dopo 20 anni ancora non sono riusciti a mettersi d'accordo. Quindi vi ringrazio veramente di cuore, sono molto contento.